Vuoi migliorare il benessere psicofisico della tua persona? O ciò che fa per te? Studio medico Dottor Gino Ferroni, medicina estetica, epilazione laser, LPG, lipodren a infrarossi, fisioterapia, magnetoterapia, Tecar ultrasuoni, ionoforesi, TENS, laser, onde d'urto. Lo studio medico Dottor Gino Ferroni si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze numero 51. Telefono 075 800 1608. ferronigino60@gmail.com. Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Pillole di saggezza, cura del dottor Gino Ferroni, medico chirurgo, medicina estetica. Oggi con il dottor Ferroni parleremo di vitamina D. Grazie Giada, sempre molto gentile per i minuti che mi concedi nella tua bellissima trasmissione. Come hai detto te, oggi parliamo di vitamina D. È un ormone vero e proprio, oggi è alla ribalta perché se ne parla molto in quanto viene considerata una sostanza, come ho detto è un ormone, ma una sostanza che aiuta nella prevenzione dell'osteoporosi, nella prevenzione delle fratture. È una vitamina D, chiamata così, però perché è un ormone? Perché viene sintetizzata a livello cutaneo a partire dal colesterolo. In forma attiva, poi viene trasformata e naturalmente utilizzata per favorire la mineralizzazione delle ossa. Lavora circa su 50 geni, gli ultimi studi parlano addirittura su 2000 geni e quindi è stata studiata nel trattamento del diabete, nel trattamento della sclerosi multipla, nel trattamento addirittura, come vedo da vari appunti, della depressione. Non viene assorbita dall'intestino perché negli alimenti ce n'è pochissima, solo un 10%, il 90% è dal sole e al sole ci si espone sempre di meno, si vive in ambienti chiusi, si sta molto in ufficio e quindi manca questa chiamiamola ancora vitamina e quindi integrarla è molto importante. Alcuni studi dicono che non è necessario integrarla, però alcuni professori che io qui ho cercato, ho fatto delle varie ricerche, addirittura il dottor Coimbra con un dosaggio altissimo, parliamo di 100.000 unità al giorno, ha 40 pazienti in terapia con la sclerosi multipla. Il professor Olic di Genova parla di 2.000-3.000 unità al giorno, integrare. Il professor Giuseppe Nicolati, professore docente di anatomia umana all'Università del Salento, a capo del laboratorio di neuroscienze, la considera una sostanza che determina una neuromodulazione e quindi la sta utilizzando nell'Alzheimer e nel Parkinson, perché ci sono molti recettori. Poi che cosa posso dire della vitamina D? Va integrata perché addirittura il professor Giustina, con una lettura magistrale, ha visto che pazienti che utilizzano dosaggi tra i 2.000 e i 3.000 al giorno hanno visto un calo del diabete, sia di diabete di primo tipo che il diabete di secondo tipo. Altri studiosi hanno addirittura notato un aumento della vita, però hanno visto che pazienti che hanno un dosaggio alto di vitamina D sono quei pazienti che vivono di più, perché agisce sul telomero del DNA. Però, chiaro, dire che la vitamina D aumenta la vita, secondo me andiamoci molto cauti. Però integrare la vitamina D per favorire la rigenerazione della struttura ossea è importante, anche perché la vitamina D negli alimenti non si trova. È inutile che diciamo l'olio di fegato di merluzzo, le aringhe, lo strutto, sono alimenti che non mangiamo più. Quindi integrarla ad un dosaggio giusto. È importante, secondo me, è dosarla. A livello della Società Italiana di Nutrizione, la SIN, è stato detto che dobbiamo dare a tutte le donne in menopausa la vitamina D. Io non sono assolutamente d'accordo, perché dosare la vitamina D in qualsiasi laboratorio, anche privato, costa 3 euro, la dosiamo e se vediamo che è bassa, la andiamo ad integrare.
E l'integrazione dipende dai valori che noi ci abbiamo. Se è bassa, l'integriamo e la portiamo a valore giusto perché è un'ottima molecola, un'ottima vitamina, un ottimo ormone, chiamiamolo come vogliamo, nella prevenzione dell'osteoporosi. Detto questo, ecco, penso di essere nei pochi minuti aver dato dei chiarimenti, però l'importante va dosata e va integrata. Così avremo sicuramente una protezione dalle fratture. Eccoci qua. Benissimo. Io ringrazio il dottor Gino Ferroni con le sue pillole di saggezza. Vi ricordo che l'ambulatorio si trova in via Firenze in numero 51 a Bastia Umbra, Perugia, 075 800 1608, e chi volesse parlare direttamente con lui lo può fare al 335 43 45 84. ferronigino@virgilio.it. Il centro estetico Progetto Immagine, oltre al solarium, lettino e doccia, è all'avanguardia per quanto riguarda trattamenti di manicure, pedicure, trattamenti viso, ricostruzione unghie, trucco sposa, depilazione temporanea e definitiva, e anche centro di dimagrimento. Il centro estetico Progetto Immagine si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze numero 51, telefono 075 80 11 351.